Metticela tutta, Izuku! E questo è il grido che si alza da tutto il mondo mentre il ragazzo corre verso il 4-1 aiutato da tutti loro, gli Heroes, dai compagni di classe agli eroi professionisti, con l'incitamento persino di All Might da lontano, Rhodey, Melissa, tutti credono in lui e il suo momento è finalmente arrivato. Izuku Midoriya Rising. Il finale è ormai a portata di mano con questo incredibile capitolo 422 che pone la parola fine al volume 41. Ormai ci siamo davvero. E il capitolo di oggi, raga, si apre esattamente dove si era concluso quello precedente, con Deku che corre verso il 4-1 con l'ultimo rimasuglio di One For All in corpo, mentre viene supportato, vi ripeto, da tutti loro, da tutti i suoi compagni di classe, in una sorta di specchio di quella che è la opening della settima stagione, la nuova opening, dove per l'appunto ci sono tutti i compagni di classe che danno man forte a Deku nella sua corsa. Di fatto, ecco, qui abbiamo la stessa identica cosa, ma fatta ad un livello, su un gradino leggermente migliore e più in grande, perché vediamo proprio prima pagina, raga, Aoyama slanciare via Deku, mentre la distanza tra i due, la strada tra i due viene tranciata di netto dai vari tentacoli e attacchi da lontano di All For One. Mentre Aizawa si gira verso Shirakumo Kurogiri per far generare altri portali, per portare Midoriya più in fretta in quel punto lì, ovvero palesemente faccia a faccia contro All For One, ma anche Kurogiri non ce la fa più. Deku quindi deve correre, deve avanzare. E qui, ragazzi, vediamo delle tavole che, cioè, veramente, ma perché My Hero Academia è così sottovalutato? E c'ha un'arte incredibile, e anche la messa in scena, il come viene narrato, è tutto incredibile. Vediamo Deku correre con All For One, no? Che continua ad attaccare da lunga distanza con questi attacchi, con il terreno davanti a lui che si frantuma, e con tutti gli Heroes che dicono dai, adesso è il suo momento, e con Aizawa che dice ragazzi date manforte a Deku, fatelo arrivare ad ogni costo da All For One. E qui, raga, vediamo piano piano letteralmente tutti dare manforte a Deku effettivamente, tra cui i primi sono proprio Cementos, insomma i pro hero, ecco. Mentre All For One si inizia a caricare, All For One dice non commetterò anzi più lo stesso errore che ho fatto con quel rifiuto di prima con Bakugo, con Katsuki Bakugo, perché adesso veramente non ho più emozioni. Ricordiamo un attimo in tutto questo contesto di enfasi verso Deku quelli che sono i sentimenti di All For One. All For One si rende conto che ha appena perso la cosa più preziosa di sempre, ovvero il suo fratellino Yoichi, letteralmente la prima cosa mai posseduta da lui, no? In un qualche modo, volendola porre ancora sotto questo punto di vista. Di conseguenza All For One non ne può più, vuole concludere la battaglia, quindi carica quello che era un attacco che noi in realtà abbiamo già visto, qui lo modula in maniera diversa, ovvero All For One Goal, tutto per un singolo obiettivo, quindi si prepara, carica questo cannone, spara un laser incredibile, ma è qui che questo laser non viene fermato, ma viene semplicemente deviato grazie all'intromissione, no, davanti a questo raggio, proprio di lei, di Hagakure, che riflette tutto quanto sotto gli occhi sconvolti di Deku, che ricordiamo è la prima volta che, tra virgolette, la vede in volto. E mentre Hagakure si occupa quindi di deviare questo All For One Goal, ecco che dall'altro lato Momo crea questo cannone caricato grazie all'energia elettrica, no, di Kaminari Denki, che spara per l'appunto questo raggio incredibile verso All For One, raggio che viene ovviamente deviato e parato da All For One stesso. Ma non è questo il punto è proprio vedere tutti quanti collaborare per un singolo obiettivo. E grazie dunque a questo prender tempo, no, perché di questo si tratta, nelle scene successive vediamo Deku continuare a correre, aiutato poi grazie ai suoi compagni di classe, non perché rientrano in gioco qui anche i ragazzi della prima B. Vediamo infatti di nuovo Zero, Sato, Koda, Ojiro agire insieme a Shishida, Shiozaki e Ibara. Qui dunque, raga, Deku viene afferrato dalle braccia di Shoji e grazie alla lingua di Tsuyu gli viene dato di nuovo anche qui uno slancio in avanti, e qui Deku riesce a chiamare per la prima volta Froppy Tsuyu-chan. Cioè, sono piccolezze che però ci dicono che siamo effettivamente al finale, e da qui in poi è un alzarsi, è veramente un inno a Deku con tutte le persone da tutti
tutti i luoghi del mondo che stanno assistendo a queste scene. E tra l'altro, a proposito di piccoli dettagli, la cosa fenomenale di questo capitolo è proprio la presenza di quei personaggi più che secondari che guardano le persone che conoscono. Ma paradossalmente vediamo la famiglia di Froppy, ma non solo, non solo, perché vediamo anche la bambina che Shoji salvò durante la sua infanzia, il tutto mentre Deku continua ad avanzare e mentre tutti quanti fanno comunque sia il tifo per lui, perché il bello deve ancora venire. Gli ex compagni delle scuole medie di Mina e Kirishima vedono infatti adesso i due andare a bloccare gli attacchi insieme, ragazzi, di All for One, per permettere a Deku di avanzare. Deku che però piano piano sta iniziando a cadere, mentre Mineta e Giro sul campo di battaglia continuano effettivamente a far deviare questi attacchi per permettere comunque a Deku di avere una sorta di safe zone. Ma Deku sta cadendo a terra, e chi è che lo rialza se non Ida? All for One infatti comunque sia sta continuando a lanciare attacchi contro Deku, perché lo sappiamo, in un qualche modo lo teme ancora, c'è ancora un po' di One for All in lui, ed è di quel One for All che All for One ha paura in questo momento. È l'unica cosa che ancora può determinare in ogni caso la sua sconfitta, seppur All for One adesso sia nuovamente certo della sua vittoria. Ma non è questo il punto, perché lo abbiamo già detto nei video precedenti, ricordiamoci sempre della voce che All for One stesso ha zittito di Shigaraki all'interno di sé. Dire che c'è ancora un rimasuglio di voce, io ve l'ho sempre detto, per me è il seme della sconfitta di questo personaggio. E mentre All for One dunque attacca Deku, ecco che vediamo The Darms dargli una mano forte insieme anche a nostro padre o nostro zio Gentle Criminal, che gli crea per l'appunto un trampolino, mentre anche da Gunga vediamo Tokuyami fare effettivamente il tifo per lui. Ed è da qui che una parola si pone nelle bocche di tutti quanti, ovvero Gambare, metticela tutta. Ma tra poco ci arriviamo. Mentre Deku sta cadendo dunque, ecco arrivare anche Ida, che lo sapevamo, lo avevamo predetto, stava ancora bene, anche lui doveva arrivare qui, e infatti eccolo che gli afferra la mano. Ed è qui che assistiamo ad un salendo di emozioni incredibili. Io mi preparo perché potrei esplodere, io ve lo dico, scusatemi nel caso. Qui infatti vediamo All for One guardare la mano che comunque inizia a sanguinare, e si rende conto che c'è un qualcosa in Deku. Deku ha un punto debole che però è al contempo un punto di forza, ovvero i suoi amici. E per amici non si intende solo Kachan o i compagni di classe, ma tutti coloro che in un qualche modo gli stanno dando manforte in questo momento. Era un qualcosa che All Might non aveva, e il punto di vista adesso passa proprio su di lui, su All Might, le cui, diciamo, parole finali a me, cioè, mi stanno facendo registrare con il magone, no? Come devo dire? Perché so a che punto arriveremo e so che piangerò tantissimo. I ragazzi della flotta americana infatti sono scesi a terra e stanno in questo momento andando a curare ovviamente Headshot e All Might stesso. All Might che effettivamente si rende conto che cavolo, questo è il momento del suo pupillo. E qui vediamo quindi All Might iniziare ad alzare il braccio al cielo, mentre Ida dice, no, lanciando Deku e cadendo lui al posto suo, dice: adesso capisco ciò che diceva Uchako quando ci siamo incontrati la prima volta, Deku come simbolo o comunque sia come nome di un qualcuno che aiuta gli altri. Adesso capisco cosa intendeva Uchako, e infatti nell'elicottero vediamo adesso Uchako svegliarsi e iniziare a piangere dicendo anche lei: Gambare, metticela tutta. E qui infatti Deku continua ad avanzare mentre un pugno sbatte sulla scrivania, e quel pugno altro non è che quello, plot twist così a caso, del presidente degli Stati Uniti d'America, che dice: no, basta, inviate tutti gli eroi che abbiamo in Giappone, perché adesso è il momento della verità, dobbiamo vincere. Ovviamente anche Shoto da manforte, lo vediamo piccolo, lo vediamo in questa tavola a tutti quanti, mentre eccolo il pugno di All Might, la mano alzata al cielo, mentre da tutto il mondo, con Kota, con la piccola tipa lì, con la piccola Eri, con i giornalisti, tutti quanti urlano una singola parola: Gambare, metticela tutta, Deku. Mentre All Might alza il braccio al cielo e dice: Watashi no saigo no hiro datta, ovvero tu
Deku, questo è il giorno in cui tu, Deku, sei diventato il mio più grande eroe. Con ovviamente gli occhi sanguinanti, ma con il sorriso sul volto. E l'ultima cosa che noi vediamo in questo momento è proprio per la prima volta, probabilmente all'interno della serie, la mamma di Deku non preoccuparsi per lui. Tanto dove era finita? Dove eri finita quando Deku si è rotto le braccia? Non lo so. Ma fa il tifo per suo figlio per la prima volta senza preoccuparsi, sa che ce la può fare, così come anche noi lo sappiamo effettivamente, e urla anche lei una singola parola, ovvero Gambare Izuku. Tutto il mondo, finalmente è arrivato quel momento, il momento in cui Deku lo ha detto senza dirlo di fatto: io sono qui. Il momento in cui il mondo ha saputo che Deku è lì, è finalmente arrivato. E la cosa bella è che questo arrivo da parte sua, noi lo vediamo veramente attraverso più continenti, grazie anche alla presenza davvero di personaggi a livello proprio di cameo, come Melissa Shield, che vediamo nel primo film, e ovviamente Rhodey con i suoi fratellini. Ma dannazione, ma io veramente stamattina mi sono svegliato in lacrime. Invece in questo video le lacrime si stanno trasformando nell'enfasi di cui Deku ha bisogno. E noi ciò che vediamo adesso all'interno del capitolo è proprio, non direi, cioè non so se definirlo l'ultimo, ma è un pugno di Deku con la scritta del capitolo, titolo del capitolo: Izuku Midoriya, anzi Midoriya Izuku Rising. Il momento più atteso per quanto riguarda il personaggio di Deku è finalmente arrivato. E la mia speranza, a parte il fatto che questo capitolo, come detto, conclude il volume 41, ma lì ci arriviamo tra poco, la mia speranza, il mio sogno, ma non lo so, è quello di vedere un ultimo smash che sia un plus ultra smash. Per me sarebbe incredibile. Ora, l'incredibilità di questo capitolo non toglie due fattori che sono... uno non è negativo, ma c'è, e l'altro è sempre quello che ci siamo detti del One for All, che cacchio vuol dire che sta perdendo il One for All se Kudo ci ha detto che non perdeva il One for All ma rimaneva la super forza. Sta cosa, diciamo che va compresa e capita, però diamoci tempo. E la cosa peggiore per me è che questo capitolo, il 422, conclude ufficialmente il volume 41. Allora, se Horikoshi vuole concludere con il volume 42, davvero fan di Dragon Ball, sarebbe capace. Questo vuol dire una cosa sola: mancano poco più di una decina di capitoli al finale ultimo di My Hero Academia, all'ultimo capitolo. Pochi mesi e finalmente, forse no, My Hero Academia finirà. E questo a cui stiamo assistendo oggi è davvero il suo gran finale. Voi raga cosa ne pensate? Fatemelo sapere come sempre nei commenti. Io penso che il mio punto di vista sia più che positivo e si sia ben capito. Ci vediamo qua sotto.